Nel caso di una chiusura del tunnel del San Gottardo, che rappresenta per noi il principale collegamento con il nord delle Alpi, avremo un problema turistico. I nostri turisti che provengono soprattutto dal nord delle Alpi avrebbero grandi difficoltà a raggiungerci e probabilmente opterebbero per altre destinazioni già oggi nostre concorrenti, il Vorarlberg per esempio o la destinazione del Salisburgo. È vero, il Ticino turistico è già in una certa difficoltà in questo periodo, penso in particolare al tasso di cambio franco-euro, una chiusura del nostro collegamento principale verso i nostri turisti del nord creerebbe dei problemi a livello turistico e probabilmente dovremmo anche far fronte a delle chiusure alberghiere, sarebbe poi difficile riaprire in seguito. Quando parliamo di turismo si tratta anche di turismo di transito, abbiamo queste stazioni di servizio che sicuramente avrebbero delle importanti ripercussioni. Pensiamo poi anche ai posti di lavoro che potrebbero essere persi nel settore turistico e che è sempre difficile recuperare in una regione periferica come la nostra.